conosco la maggior parte delle persone qua, le conosco. So che è difficile per molti credere, magari quelli che non mi conoscono, avere così tanti amici. Però io vi ringrazio, ringrazio che mi avete dato fiducia a quelli che vi conoscono e ci avete dato fiducia a quelli che non conoscono me, hanno capito il progetto e quindi hanno capito l'importanza di una cosa del genere. Hanno capito il progetto e l'importanza. Io in questo giorno non parlerò molto di ciclismo, ma parlerò di bicicletta, che è la cosa che tutti amiamo, l'oggetto che tutti amiamo. E oggi viene inserito, oggi insomma, dall'8 marzo, questa è la conferenza stampa, voi dovete sapere che dovevamo fare solo questa, non dovevamo fare l'Open Day e di là tutto, però il primo regalo è stato bello farlo e lo farlo a tutti quanti. Ecco, per la prima volta noi presenteremo questo progetto di integrazione all'interno dell'autonomo di Vallelunga, che come vedete è una bella cosa. Io vi ringrazio e faccio un applauso a voi, che siete venuti. Un applauso bello per voi e l'applauso per lui. Roberto Mancini, quindi per me è un onore. Emiliano, io mi sentivo un po' fortunatamente fuori luogo perché ci sta aprendo un nuovo mondo. Mi sono fatto tre ipotesi: o sto per essere licenziato, o sfrattato, o sta per partire un progetto probabilmente straordinario che andrà a integrare e completare quella che è la nostra originaria così, missione nel mondo dell'automotive, dove mi permetto di dire che il nostro polo ha raggiunto negli ultimi anni un'eccellenza. Non siamo solo motorsport, siamo sicurezza stradale, e la sicurezza è uno dei leitmotiv che ci ha portato a questo progetto con Giancarlo ed Emiliano, per cui siamo assolutamente convinti che possa diventare qualcosa di veramente particolare, sia per farvi allenare, ma soprattutto per dare la possibilità di allenarsi serenamente in totale sicurezza. Questi poi saranno argomenti che svilupperà Emiliano. È abbastanza facile e comune trovare persone che abbiano idee e progetti, un po' meno trovare persone che abbiano idee e progetti che riescono a portarli a mettere a terra, ancora meno riuscire a trovare persone che abbiano idee, che le sappiano mettere a terra e che abbiano capacità di comunicazione. Straordinario è invece riuscire a aggregare a tutte queste caratteristiche e qualità anche la passione e l'amore per le cose che si fanno. E devo dire che con Emiliano e Giancarlo abbiamo trovato questa magnifica combinazione della quale siamo veramente onoratissimi e riponiamo in questo progetto una grandissima attenzione, perché lo reputiamo strategico, ripeto, nella nostra missione di essere sempre più un impianto polifunzionale e aperto il più possibile a tutti, alle famiglie. È un tema sul quale abbiamo parlato spesso con Emiliano e Giancarlo, è il tema poi anche dei giovani e dei bambini, che è un'altra delle cose che ci sta molto a cuore. Quindi grazie a tutti voi, e in bocca al lupo e buon lavoro per Emiliano. Come si dice a Roma, bazzico in questo circuito da quando avevo l'età di 6 anni, dove mio papà mi portava a vedere le gare, e poi queste gare, questo sport è diventato inizialmente un sogno, ma è poi diventato una realtà, che insomma ho corso qui già dagli anni del 90-92 in Formula 3, poi piano piano sono cresciuto, ci sto correndo ancora. A settembre vi aspetto tutti alla gara che farò di 3 ore di durata con una Ferrari 488 GT2, quindi che dirvi. Qui ho fatto tanti diversi progetti, diverse cose dalla sicurezza stradale, e questo è un altro progetto molto importante per uno sport che ho dentro le vene, che amo, che è diventato nobile da alcuni anni e che con Emiliano abbiamo portato qua dentro il circuito di Vallelunga.
Beh, è una passione che ho da diversi anni e che si abbinava anche a, si abbina a un allenamento molto importante per un pilota. E quindi con Emiliano e le varie uscite che abbiamo fatto, siamo passati diverse volte qua a Vallelunga e ci è venuta questa idea di fare il Roma Bike Park. Ovviamente il tutto è dislocato per quanto riguarda l'asfalto, nei 4 km e 200 metri del circuito di Vallelunga, dove per quanto riguarda l'off-road invece ci sono 4 tracciati dal super soft, soft, medium e hard, molto tecnici, dove vi potrete divertire tutti quanti. In questo diventerà un vero e proprio Luna Park per ogni ciclista, sia con bici da strada che con ruote grasse, si dice così il termine tecnico. Non c'è una buca, non ci sono macchine, è la pista tutta per te. Dai! Siamo qui e siamo senza macchine, siamo una favola, senza rumori, senza niente, un asfalto perfetto in sicurezza totale. È l'ideale per la sera, per venirci a fare una bella pedalata anche con i bambini. Roma Bike Park è bellissimo. La cosa bella è che non ti devi girare per guardare se c'è una macchina dietro. Si è detto di questa iniziativa che può indurre nell'errore di voler rinchiudere i ciclisti in spazi chiusi. È capitato a tutti in strada di essere invitati ad andare a pedalare nei parchi o addirittura sui marciapiedi. Il ciclismo sportivo ha ed avrà sempre bisogno della strada. Immaginate una Parigi-Roubaix dentro un circuito. Diversamente da quello che succede in strada, dove chi si allena deve usare parte delle sue risorse per preoccuparsi di chi può sopraggiungere alle spalle o negli incroci, qui si ha la libertà di concentrarsi esclusivamente sull'allenamento. E questo è un vero e proprio santuario, può diventare veramente la culla di tantissimi campioni. Tanto la nostra lotta ad una strada più sicura per tutti, non solo per chi la percorre in bici, non si fermerà mai. Dai! E allora raggiungiamo anche l'autorità, sono arrivati anche dal Campidoglio ad onorare oggi l'inaugurazione del ciclodromo di Vallelunga. È fortissima! Oh, si fa fatica a raggiungere. No, sto superando, no! È una bellissima giornata, qui stiamo lavorando per la realizzazione di piste ciclabili e bike lane, perché la strada è di tutti e soprattutto gli utenti, diciamo, più deboli, quelli che prediligono la mobilità dolce, debbono poter sapere che tutti li rispettano e credo che sia interesse di tutti cercare di trasformare le nostre città in posti accessibili veramente a tutti. Scusate il fiatone, ma stavo facendo, come dire, la volata finale. Ma io credo che la contaminazione della bicicletta in questo luogo sacro, un tempo dei motori, porterà veramente alla rivoluzione culturale che tutti quanti auspichiamo, che sappiamo benissimo non essere fatta solamente di giubbotti catarinfrangenti, campanelli, caschi, occhiali, luci, eccetera. Ed ecco che siamo all'ultima curva! Ai!